Buonasera e bentrovati, amici di Formula Italia Team, a parte Raffaele Delli per voi, Rossi, gara 2 con la Summer League, Gran Premio di Gran Bretagna, che vi andrò a raccontare insieme al, come di consueto, Andrea Badolato. Buonasera Andre. Buonasera e buon caldo a tutti. Decisamente con queste temperature, per il momento non è così caldo, per il cielo che stiamo vedendo sul circuito di Silverstone, che quindi sarà il teatro per questa gara 2 con la Summer League. La entry list la vedete in questo momento in sovrimpressione. Ricordiamo il format di questa edizione con la Summer, con una pre-qualifica, quindi i piloti che, così come accadeva in Formula Open, inviano il proprio miglior tempo fatto registrare proprio nel time trial, e in questo modo si va a stabilire la griglia di partenza. Tutte le successive posizioni dei piloti che sono senza tempo invece si va per ordine di iscrizione o sostituzione. Quindi troviamo in prima fila Fabio Zurdemi insieme a Stem, seconda fila con Alessio Fiorino ed Ed, terza fila per Shumi Legend e Daniele Play. Daniele Play, pardon, assente, quindi al suo posto troveremo in pista Magico Sonny, poi Casermatte e Flaminio. Inizia intanto in questo momento il giro di formazione. Nono posto per Stefano Marte, a chiudere la top 10 Giuseppe Federico, poi Taglio Sas, Tartaruga, Fedecart 94, Gallianz, Joe Punk, Upip ed Ezio a concludere la griglia di partenza. Spero che sia tutto in ordine, perché vedo un attimino dei frame persi. Speriamo si vada a ristabilire il prima possibile, altrimenti riavviamo al volo prima della partenza. Come di consueto, qualche difficoltà proprio all'avvio, fatemi sapere dalla chat come vedete se sta Sì, ora migliorando. verifico. Nel mentre comunque i piloti si stanno andando a prendere un po' di confidenza, diamo anche uno sguardo rapidamente alle gomme, come vedete in sovrimpressione portano tutti quanti sulla soft, fatto eccezione per Fabio, Stem, Fiorino, Schumi, Magico Sonny, Casermatt, Flaminio e Gallianz, che invece optano per la gomma media. Vedo che ci sono ancora dei frame rossi, quindi terminiamo al volo e torniamo subito. Eccoci, eccoci, siamo tornati in diretta, speriamo questa volta sia tutto in ordine. Ben trovato Andrea. Ciao, ciao Raffaele, ben trovato a te. Molto bene, sembra funzionare tutto questa volta, quindi ricordiamo rapidamente la griglia di partenza e le gomme con Fabio Stem in prima fila, seconda fila con Fiorino, Dedde, Schumi, Magico Sonny, Casermatt, Flaminio, Stefano Marte e Giuseppe Federic esordienti a chiudere la top 10. Vedo una sovrimpressione, diciamo due vetture che si sono appaiate sulla stessa fila, un desync tra Magico Sonny e Casermatt. Non è la migliore delle visuali per assistere alla partenza, ma è curioso perché adesso si risincronizza tutto perfettamente. Allora ci siamo con il via di questo secondo round con la Summer League, il Gran Premio di Gran Bretagna, come di consueto gara al 25% con l'ordine di partenza dettato dalle prequalifiche. Subito scappa di dietro Schumi Legend, leader della classifica a bordo della Ferrari. All'esterno intanto Fabio Zurdemi perde la posizione nei confronti di Stem, motore di uno splendido rilascio della frizione, a ricordare che optano per la gomma media, e quindi subito Dedde dall'esterno di curva 3 riesce a piegare la resistenza ostinata, ma nemmeno troppo, da parte di Fabio e del Surname, che in realtà qui alla 4 tenta di rimanere all'interno con il muso della sua Ferrari. Dedde allora primo dei piloti con la mescola soft sale in seconda posizione, ha un po' di onore per Stefano Marte, che all'esterno di Luffield, ovviamente anche in questo caso differenza di pneumatico con Casermatt e con la gomma media, può far poco essenzialmente dalla nuova posizione fino alla 18ª, e fa piacere comunque vedere, nonostante le temperature elevate, così tanti piloti in pista a provare le loro prestazioni, soprattutto tanti piloti nuovi come Stefano Marte in questo momento inquadrato, Magico Sonny, più nelle retrovie Giuseppe Federic, Fedecart, Taglio Sas, Tartaruga, Joe Punk 86, Upip, Ezio e Zio 81. Riesce comunque nella manovra alla Che fine. dietro c'è un bagarre tra Joe Punk e Upip, non da poco, ecco Ai, contatto. ai, ai, in testa coda finisce per Prati Upip. Fortunatamente i danni sono impostati su standard, quindi non dovrebbe aver riportato anche dei danni al fondo. Fa un bel 360 tutto sommato per i Prati inglesi e riesce a ripartire non troppo staccato dalla concorrenza. Saranno una decina di secondi, forse anche qualcosa di meno. Schumi Legend è stato sopravanzato anche lui da Stefano Marte. Schumi invece torna in box, quindi ad esserci stato un contatto lo avevamo visto scalpitare subito nei primissimi metri di gara, quando aveva lasciato proprio la sua casella di partenza nel cercare spazio. Forse in quel frangente c'è stato un contatto e era stato accompagnato verso la via esterna, qui Dedde in frenata alla 2 è arrivato vicinissimo al posteriore della Mercedes di Stem, che per il momento guida il gruppo. Diamo uno sguardo anche a Taglio Sas, decisamente vicino a Fedecart, la pilotessa a bordo della Williams. DRS ovviamente ancora disabilitato, siamo nella seconda tornata di 13 a livello strategico. No, ritiro per Joe Punk, attenzione alla possibilità di safety car, transita in questa zona UPIP. Eccolo lì sulla sinistra, una zona un po' tra virgolette particolare, poiché in anticipo rispetto all'errore che può accadere, ovvero un errore in trazione sul cordolo esterno, la vettura che scappa via verso le barriere.
forse Sì. una fase anticipata da parte di Joe Punk, e quindi purtroppo chiude in anticipo questa gara 1. Ricordiamoci, sarà gara 2 al 50% con l'ordine inverso. Non ricordo mai se dei primi 10 o dei primi 12. La Formula 2 mi 12, 12. confonde. 12, ok, perfetto. Non ne può approfittare così tanto Schumi, perché era già entrato in pit lane quando è iniziato il regime di virtual safety car, di caution, e quindi Schumi non può guadagnare molto. Anzi, dall'inchiodata che ha tirato, credo anche stesse di colpo rallentando per evitare la penalità del drive-thru. Drive-thru che tra l'altro arriva proprio per Ezio, e forse anche per Schumi. No, è Upip, perdon, che aveva già una penalità. Ezio allora non è riuscito a rispettare il delta time, mantenerlo sul positivo, e quindi dovrà rientrare box nel corso dei prossimi tre giri. DRS nel mentre viene abilitato con Dead, che è fuori dal secondo nei confronti di Stam, che forse ha approfittato di una fase più consona per ripartire dal regime di Virtual Safety Car. È riuscito per un attimino a tirare fuori dalla possibilità di utilizzare il DRS Dead, che però con questa differenza di pneumatico qui nel guidato del team non riesce a tornare sotto, deve spalancare per la prima volta l'ala mobile. Ovviamente ci sarà una ghiotta e più che certo occasione per lui Box. sull'hangar straight. Ai box Upip, sì. E mentre potrebbe esserci uno scambio anche dietro a Fiorino con Magico Sonny, Flaminio, Stefano Marte, che purtroppo con la gomma soft è, diciamo, ingabbiato dietro a Flaminio, Sonny e Fiorino. Insomma, tutto questo trenino che accusa già 2 secondi dal podio. Torniamo su Dead, poiché può puntare la vettura di Snam. Ovviamente qui classico settore inglese ormai, le S con Magots, Beckett, che è Chappell, e poi hangar straight con il DRS aperto sull'asse di Dead, che arriva davvero agli ultimi metri e non riesce ad andare all'interno nei confronti di Stam. Un giro nella quale, diciamo, Dead perde tra virgolette prestazione, anche se è dietro a uno Stam che fin ora sta facendo davvero un bel ritmo.
Eccoci, ri di nuovo, tornate in diretta. Giro di soste, valzer dei pit-stop iniziato per tutti, a partire da Asdem, poi Flaminio, Kaisermat, Shumi Legend, che già si era fermato in precedenza, così come Upip ed Ezio, che è andato a scontare il suo drive-thru. Cambio al vertice invece sull'Hunger Straight, con Fabio il Sereme che all'esterno nei confronti di Ed è riuscito a chiudere una splendida manovra, ma di nuovo io vedo che i frame calano drasticamente. Ennesimo tentativo, giro 6 di 13, con i pit stop ovviamente che stanno dando uno scombussolamento alla classifica. Per il momento, come vedete in sovraimpressione, c'è Fabio il Surname a guidare l'operazione davanti a Dead, e un Fabio che con la gomma media ha fatto il suo stinto come era prevedibile, ha invece allungato Dead con la gomma soft. Adesso si andranno ad invertire con Magico Sonny, per il momento autore di una gara solida, abbondantemente nella top 5, una scondolata in trazione qui in uscita dall'ultima chicane. Va ad iniziare la settima tornata, Sonny che è partito con la gomma media ed ancora non si è fermato, prosegue anche Stefano Marte, Giuseppe Federic, Taglio Sass, Fede Garte, insomma gli esordienti si prendono l'onore, anche un po' la briga di stare lì davanti nelle prime sei posizioni. Quando siamo nel corso del settimo giro ovviamente devono ancora fermarsi, fa lo stesso anche Gallians, militante quest'anno in Premier League, mentre che il campione in carica della Pro League 2021 torna in pista, ovviamente per lui gomma soft, per tutti quanti i piloti erano partiti con la gomma media si passa alla soft. Ed overcut incredibile riuscito da parte di Fabio Zurneme, che ha allungato di un giro nei confronti di Stem, che aveva deciso invece di fermarsi in anticipo, e un overcut, un sorpasso con anche nel giro nella quale Fabio Zurneme ha sì utilizzato il DRS nei confronti di Dead, ma anche percorso in maniera molto molto rocambolesca in lotta proprio con il pilota Dead 95, che al momento è in decima posizione virtuale terza. Insomma, hanno percorso affiancati la Stowe, hanno perso un pochino di tempo in maniera inaspettata, ecco, riesce a stare davanti a Stem. Andre, ci sei ancora? Ci sono, stavo vedendo se là davanti i primi vanno ai box. Ora sì, infatti si fermano in questo momento Stefano, Giuseppe, Taglio Sass, credo anche, e anche Magico Sonny, sì. Molto bene, allora attendiamo le soste dei primi, vediamo come si muove Stem in questa situazione. Taglio Sass sembra continuare, visto che Taglio guadagna Sass posizioni. Allora decide di stare fuori dal traffico. Stem per il momento non attacca, attacca invece Fiorino nei confronti di Flaminio. Sale in undicesima posizione Fiorino, ma ci sono tante soste ancora, almeno 6, quindi per rientrare abbondantemente nella top 10 anche Alessio Fiorino, giovanissimo, sortiente quest'anno in Master League. Io poi nel mentre ci stiamo organizzando il Fit Gala ho notato che è stata una delle Master League più giovani e con più presenza di minorenni, così come anche insomma di legge 97 J-Sport, che anagraficamente parlando ed anche a livello di presenza in Master cominciano a essere più di Sonny lotta con credo Fleming. Sì, Sonny che è appena uscito dai box. Magico Sonny all'esterno in trazione, splendida la manovra da parte di Magico, che prima all'interno di curva 2, poi all'esterno della 3, poi alla trazione della gomma, nonostante sia stata fredda la gomma di Magico Sonny, riesce a chiudere una bella manovra di sorpasso. Chissà l'anno prossimo in effetti anche a livello di temperature, poiché ovviamente la Formula 1 reale sono state abbassate, ecco, le temperature delle termocoperte, quindi quando si entra in pista si fa fatica nei primissimi chilometri a quasi a stare in pista, quindi chissà come verrà riportato anche questo poi nella prossima iterazione con The Master, ormai prossima, insomma fine mese, 22 giorni alla data del 28 giugno, quando tra Fit Gala, maratona, premiazione anche per diciamo il saremo contest che abbiamo avuto. Avremo una maratona lunga con tantissimi contenuti. Tornano ai box intanto Taglio Sass, Tartaruga e presumibilmente anche Gallians, che invece continua con la gomma media quasi alla disperata, forse nella speranza che esca una safety car o una virtual per cercare di guadagnare quante più posizioni possibili. Lui che era nelle ultimissime a causa di una qualifica non brillante. Tartaruga, Taglio Sass vanno entrambi sulla media e quindi si ricompone il podio con Dead che prende 3 secondi di penalità. Era già lontano 3 secondi da Stem, il passaggio alla gomma media non ha sicuramente aiutato Davide De Marinis, sì, che non solo perde la coda di Fabio e Stem, ma si vede anche avvicinato da Alessio Fiorino, che adesso con la mescola invertita rispetto alla partenza sta tornando sotto, sarebbe già davanti, Dead sarebbe già dietro a Flaminio e forse anche dietro a Shumi Legend con questi 3 secondi di penalità. Ma insomma la lotta che si prospetta
potrebbe arretrarlo ancora di più. Sì, tra l'altro Fabio sta volando, ma Sdem non è che sta andando molto più piano, eh? Anzi. Insomma, dall'esordio in Prime nel 2018 poi è stata una crescita continua, forse l'anno anche più maturo di testa, questo per lui, nonostante eSport, ecco, non sia arrivato il titolo, è stato comunque L'abbiamo più visto anche in volte, Pro, eh. sì, anche in Pro League, ovviamente ben figurato in Pro League in Messico, ma anche nelle sue presenze in Master, tipo in Brasile, arriva molto vicino qui a Fabio Surname, anche in questa situazione, ok che è Summer League, però mostra la propria maturità STEM nel non lanciarsi in una lotta troppo azzardata, ecco, nei confronti di Fabio Surname, cercare di allungare il più possibile, anche se cronometricamente parlando hanno dimostrato già nei primi giri di avere qualche decimino in più della Trenino con Magico Sonny, Fiorino, Flaminio, Sciumi ed anche Kaiser, ma per il momento brillante, accodato a questo gruppone che porta fino a questo punto, fino al podio, visto che Gallians ancora non si è fermato, anzi sta arrivando proprio Fabio nei confronti di Gallians, e nella precedente tornata c'è stato il sorpasso di Magico Sonny nei confronti di Alessio Fiorino, come di consueto sull'Hangar Strait. Vediamo se la variante Gallians potrebbe creare qualche difficoltà alla Infatti. coppia Fabio Stem. Sta andando veramente molto più piano Gallians. Un paio di secondi penso che almeno a giro ora è attaccato sia Fabio che Sdem. Che Sciumi al sorpasso di Flaminio in un punto non facile, si accompagnano quasi fuori, cerca di fare un po' le spalle larghe Flaminio, e a Woodcote in trazione dall'esterno Sciumi riesce a chiudere un gran bel sorpasso, sale in settima posizione, cerca di guadagnare il più possibile in questa fase bandiera gialla nel T3, T3 dove stanno per arrivare anche Gallians e Fabio Surname, attenzione a questa bandiera gialla che potrebbe impedire eventualmente a Fabio di sferrare l'attacco nei confronti di Gallians, bandiera verde quindi per il test auto di Upip, va all'interno Fabio Surname con Gallians che deve cedere, c'è poco da fare tutto sommato, e vediamo se Stem cerca subito di lanciarsi, torna ai box Gallians, sembrato di Sì. sì da come ha scartato, certo di tutti i passaggi che ha fatto lì per tornare ai box, forse ha scelto il momento peggiore per la calma mentale di Stem, visto che gli ha tagliato completamente la strada, però Sì. insomma era obbligato prima o poi a tornarci, anche perché questi Diciamo che ultimi un due po' giri. pericoloso Eh sì. il tuo questa entrata box, Sì, anche. purtroppo. Questi ultimi due giri, diciamo, è sventata anche a livello di coding la possibilità che una safety car entri in pista. Quindi alla fine ha deciso di fermarsi Gallians e sperare eventualmente che qui dietro, battagliando, qualcuno abbia perso il tempo, perde un pochino il posteriore della sua ass dead in trazione. Allora arriva l'attacco di Magico Sonny per salire effettivamente anche in pista sul podio, non solo grazie alle penalità, penalità che è arrivata anche per Alessio Fiorino, e quindi Xiumi Legend sarebbe al momento in quarta posizione, uno Xiumi che a livello di classifica svetta proprio in questa Summer League, magari più avanti andremo a dare uno sguardo, visto che per il momento potrebbe esserci ancora lotta sempre con Dead, Alessio Fiorino, e Xiumi che invece si è staccato dopo aver passato Flaminio. Non ho fatto caso se c'è stata una replica da parte del pilota di Lanciano nei confronti di Shumi, e quindi potrebbero aver lì perso del tempo e la possibilità di utilizzare il DRS. Sono in piena vaga, tra l'altro Alessio è proprio in questo momento Dead. sì, con Dead, sì. Dead che a sua volta è arrivato molto vicino a Magico Sonny, è una lotta vera e propria nonostante la differenza di mescola e le penalità per la posizione sarebbe appena dietro Kaiser, ma quindi in lotta per l'ottava posizione al momento Dead ed Alessio Fiorino, ovviamente a causa di questi 3 secondi di penalità iniziano anche loro il penultimo giro in questo momento. Tra poco torneremo anche su Fabio il Surname Sdem per capire cosa vuole fare Simone Fracchiolla, vediamo cosa cerca di inventarsi invece Alessio Fiorino, per il momento nulla, si fa solo vedere negli specchietti alla staccata della 2, leggermente lungo Magico Sonny non riesce a trovare un punto di corda felice, e allora questo ancora Dead che scappa nel posteriore non riesce ad avere una ottima trazione, e tutto ciò approfitta, permette a Xiumi Legend di recuperare qualcosina in linea guidata, era scesa addirittura ad 1,5, ma poi sul dritto la differenza di velocità, ovviamente nel DRS di Alessio Fiorino, gli permette di tornare a 1,6, su guidata invece si ritorna a 1,2, insomma un po' di effetto elastico che potrebbe permettere a Xiumi Legend di puntare essenzialmente al podio, se riesce a se Dead ed Alessio Fiorino eventualmente disturbano Magico Sonny, visto che questi due piloti hanno entrambi una penalità, vanno a iniziare l'ultimo giro ancora no, per il momento sono Hangar Strait, Fabio Surname e Sdem, non credo arriverà l'attacco in questo momento da parte di Sdem che ancora
resta calmo dietro a Fabio, si fa vedere ma nulla di fatto. Torniamo su Dede Alessio Fiorino con Dede, forse vanno addirittura in tre Dede all'interno di Magico Sonny, ci prova anche ad Alessio Fiorino, nulla da fare, Magico Sonny riesce a stare avanti, splendida telecamera con il naso sull'asfalto, Magico Sonny che si difende dall'esterno, allora Dede riesce a stare davanti ad Alessio Fiorino che si infila invece su Magico Sonny, è ciò che voleva Shumi Legend per iniziare l'ultimo giro anche lui in zona di DRS, provare ad attaccare Magico Sonny e poi per le penalità sarebbe addirittura in terza posizione. Il podio, sì. Sì, praticamente si stanno giocando il podio Magico Sonny e Shumi Legend. Allora, zona di DRS per Slam sembra lontano, almeno in questa fase, per cercare anche di impensierire Fabio il Surname, che entrerà nel guidato Woodcock Luffield senza troppi problemi. Magico Sonny, anche lui, ha perso un po' di contatto con Alessio Fiorino, che invece va ad attaccare Dede, lotta anche questa, come detto, in pista, per almeno quella in pista, terza posizione, ma poi con le penalità scaleranno questi due piloti. Magico Sonny ha preso un po' di ossigeno nei confronti di Shumi Legend. E Flaminio invece si porta nello zainetto un Kaisermat che per tutta la gara è rimasto lì dietro Sornione nella speranza che accada qualcosa. Accade qualcosa a Tartaruga 88 che perde posizioni, finisce in testa coda in trazione a curva 3. Vediamo Slam perché è molto vicino nei confronti di Fabio Surname. Qui nel guidato Magoz e Beckez ha studiato per tutta la gara il posteriore della Ferrari. Fabio Surname ha fatto eccezione per i primissimi giri dalla quale è scappato dalla seconda posizione. Allora attacco verso la Stowe per Fabio Surname che difende l'interno, poi con cattiveria si rimette nella traiettoria ideale, vedendo una frenata eccessiva da parte di Slam. Dede torna di nuovo all'interno nei confronti di Alessio Fiorino per tornare in terza posizione. Vediamo se ci prova di nuovo Fiorino dall'esterno. I due ancora molto vicini, ma resta davanti Dede. E allora sul traguardo Fabio Zoneme per vincere di soltanto 264 millesimi nei confronti di Simone Fracchiolla, poi Dede, Alessio Fiorino, ma è Magico Sonny a tornare su ad andare per la prima volta sul podio in questa Summer League. Quarta posizione per Shumi Legend, poi Flaminio, Kaisermat, Dede, Fiorino, Stefano Marte e Fede Carta a chiudere la top 10 di questa gara 1 del secondo round con la Summer League 2021-2022. Per le penalità Fedecart purtroppo perde la sua prima top 10 in carriera in questa Summer, ma in carriera in generale su Formula Italia Team, visto che anche lei sta esordiendo in questa Summer con gli eventi, ecco, marchiati FIT. 11ª posizione quindi per Fedecart, poi Taio Sas, Gallians, Tartaruga 88 in 14ª, Ziu chiuderà in 15ª, poi Ezio e Dupip soltanto. Solo Joe Punk ritirato non è riuscito a chiudere la gara e quindi scatterà comunque in ultima posizione, visto che la griglia di partenza vedrà i primi 12 invertiti, quindi prima fila di esordienti con Taio Sas e Fedecart, poi Giuseppe Federic, Stefano Marte, Fiorino e Dede, Kaisermat, Flaminio, Shumi, Magico Sonny, Stem e Fabio Surname in 12ª posizione, poi via via Gallians, Tartaruga, Ezio, Upip e Joe Punk. Fortunatamente la live non ha più avuto difficoltà, anche se ho soltanto premuto termine diretta e riavvia, però va bene, lo accettiamo lo stesso. Nelle fasi non collegate, fortunatamente vi siete persi solo il valzer dei pit stop, e però l'abbiamo salvato con lo Share Factory, un bel sorpasso proprio da parte di Fabio Zanon nei confronti di Dede all'esterno qui della Stowe. È stata una manovra adrenalinica, anche perché Dede non si capiva se voleva tornare ai box o resistere, quindi si era fatto tutto sulla destra. E Fabio, che poi qui alla staccata della Vale, della Club, pardon, la chicane finale, cercava la traiettoria ideale. Sono arrivati ad un leggerissimo contatto, una sportellatina con Fabio, che poi però si è subito allontanato dal corpo, ecco, dal telaio della vettura della Haas. Andre, insomma, Fabio, Stem, eccetera, li conosciamo, però bravi nuovi, non puliti, ecco, qualche penalità, però puliti. Sì, avevamo già visto in realtà dai test che c'era tra i nuovi, soprattutto Magico Sonny, che era un pilota davvero molto interessante, però devo dire che anche gli altri si sono fatti valere. Tra l'altro una gara molto pulita a livello di bei duelli, mi sono sembrati dei bei duelli, però col giusto spazio tra i piloti, non so se sei d'accordo, quindi tutto bene. Molto bene, quindi questa è la classifica finale. Questa è la classifica che avevamo in precedenza, prima di questo round, con Shumi Legend leader a quota 45, poi Stem 33, Daniele Frey questa sera assente 28, Fabio Surname 27. Insomma, tutta questa classifica basata su gara 1 che abbiamo avuto lo scorso lunedì a Spielberg nel Red Bull Ring con il sistema di punteggio 25, 20, 18 e così via. Abbiamo da rifare la griglia, quindi noi ci prendiamo una piccola pausa, un 5 minuti, ecco, di pubblicità, poi torniamo con gara 2 al 50%, questa volta la griglia invertita dei primi 12, gara 2 di questa Summer League 2021-2022. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì,
vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale.
Ben trovati amici di Formula Italian Team, buonasera a tutta la chat nella quale leggo anche il buon Luigi di Lecce, purtroppo è dovuto balzare in questa serata con la Summer a causa del volante KO, speriamo di trovare anche lui prima possibile. Daniele è febbricitante, quindi insomma sì spazio ai nuovi piloti, ma nella Summer abbiamo visto anche tempi record in prova a tempo nella fase di prequalifica, quindi è una Summer decisamente rapida che vedremo come si evolverà. Avete visto in precedenza anche la pubblicità, lo spot per il campionato italiano Gaming Center, esclusivamente dedicato a piloti tesserati con Libertas, una stretta collaborazione tra Fit, Classic, team legati proprio a GT7, ci sono nomi di alto rilievo anche a livello italiano e effettivamente internazionale, poiché Garasa 91, Marco Grasso ha anche partecipato alle prime edizioni dei World Tour con proprio Gran Turismo Sport, quindi vi invitiamo in live 14 giugno per la terza gara a Laguna Seca per gara 3, sì, quindi di questo campionato, tra l'altro suddiviso visto il numero di iscrizioni nella categoria Pro e nella categoria AM, quindi tra virgolette per piloti più amatoriali, ma che anche loro confrontando i tempi nella doppia live che ad esempio abbiamo fatto martedì scorso su Fit per la categoria Pro e sul Classic per la categoria AM, abbiamo anche avuto l'occasione di confrontare i tempi ed anche vi consiglio di recuperare quella gara sia per la Pro che per la AM, perché il meteo è stato molto ballerino e quindi ha tirato fuori delle situazioni, delle scelte strategiche estremamente differenti, nella M in particolar modo da parte di Matteo Pittaccio, voce di Sky, ma anche insomma pilota più che voce legato anche alla Master, questo c'è da dirlo, però insomma pilota che l'abbiamo visto in particolar modo nella Pro League del 2016, quando nonostante anche il tifo di Nu era sì arrivato a competere contro Lelo e Birillo Dog per il titolo della Pro, ma non riuscendo a portare a casa il titolo, e quindi come detto vi consiglio di recuperare questo GP e ci aspettiamo in live il 14 giugno come detto per gara 3 con il campionato italiano Gaming Center. Piloti che invece hanno iniziato il giro di formazione con questo secondo round con la Summer League, Gran Premio di Gran Bretagna, Summer League come detto in precedenza ci accompagnerà per tutto giugno fino all'uscita di F1 22 ed proseguiremo nel corso di F1 21, quindi ancora in queste 2-3 settimane se non vado errato, 3 settimane andremo in Azerbaijan il 13 giugno, il 20 giugno in Brasile, il 27 giugno in Bahrain e poi a partire dal 4 luglio Gran Premio d'Australia su F1 22, GP da Abu Dhabi ovviamente sempre su 22 e poi in aggiornamento probabilmente Catalunya visto la modifica del layout e perché no anche Miami per utilizzare insomma piste nuove in quelle che saranno sì gare di Summer, ma molto probabilmente saranno piste poi anche utilizzate nelle social per imparare a conoscerle in vista ovviamente dei campionati, non solo per i piloti ma anche per la direzione gara, per capire al meglio quelli che saranno proprio i limiti del tracciato, capire, stilare insomma una prima bozza del regolamento 2022-2023. Giro di formazione con Taglio Sasso e Fede Carti in prima fila, seconda con Giuseppe Federic e Stefano Marte, terza per Alessio Fiorino e Dede, quarta con Kaiser Matte e Flaminio, quinta con Shumi Legend e Magico Sonny, undicesima posizione per Stem e dodicesima per Fabio Zonimi che ha vinto gara 1, questi primi 12 quindi invertiti con i risultati di gara 1, poi Gallianz che ha chiuso tredicesimo, così come via via Tartaruga, Ziu, Ezio, Upip e Joe Punk. Tutti con la soft, fatta eccezione per Giuseppe Federic in terza posizione, Fiorino e Dede in quinta e sesta, in ottava Flaminio, in decima, undicesima e dodicesima Sonny, Stem e Fabio Zornem, in quindicesima Zio ed in diciassettesima e penultima posizione Upip, che invece scatteranno con lo pneumatico a banda gialla portato dalla Pirelli, piloti che si vanno a posizionare per questa gara che sarà invece al 50%, quindi il doppio della durata di quanto visto in precedenza, che era stato intorno ai 12 minuti, quindi abbondantemente verso la mezz'ora, con anche la possibilità di qualche safety car, insomma gara più lunga e diciamo più arrembante, diciamo problematica nella classifica, visto che i ragazzi tra virgolette con cronometricamente parlando leggermente più lenti scatteranno lì davanti. Taglio Sasso e Fede Carti in prima fila, 5 luci accese allo spegnimento, quindi la via di questa gara 2 con la Summer League Gran Premio di Gran Bretagna. Scatta bene Taglio Sasso nei confronti di Fede Carti, riesce subito a prendere del margine, poi Stefano Marte, Giuseppe Federic, Dede, Flaminio e Fiorino, gruppo selvaggio con anche qualche escursione in uscita da curva 1. Vediamo come si muove Dede che cerca subito spazio nei confronti di Giuseppe Federic, che in lotta per la quarta posizione riesce a sovranzare Giuseppe Federic e forse ad iniziare anche Stefano Marte. Flaminio bravo in trazione
prova a farsi vedere nei confronti dell'Alpine di Giuseppe, ma nulla da fare. Magico Sonny poi in settima, ottava per Shumi Legend, in nona Alessio Ferino, decima per Kaisermat. Qui dietro c'è lotta con Gallians e prova ad andare all'interno nei confronti di Stem. Differenza di pneumatico per Stem che sfrutta tutta quanta la pista. L'uscita da Woodcott, ovviamente traiettorie differenti e anche dettate dal pilota che è davanti, l'ha persa sul cordolo in uscita Gallians, è andata ad impattare contro la posteriore di Stem. Speriamo non ci sia nessun danno per Gallians, il fondo di Stem dovrebbe aver retto senza troppi problemi, vista l'impostazione dei danni è decisamente più pacata rispetto a quanto abbiamo avuto nei campionati. Un po' di nota anche qui verso Michael Sebeckez tra Upip e Tartaruga, ma torniamo lì davanti con Taio Sass che quindi sta per andare a chiudere questo primo giro. Abbastanza vicino Sonny per fare un pensierino nei confronti di Flaminio. Arriva, prova a farsi vedere. Per il momento nulla da fare, resta dietro a Flaminio. Lotta invece tra Tartaruga e Dupit in precedenza inquadrati, con Tartaruga e dall'esterno ad aver chiuso anche lui. Davvero un bel sorpasso. È arrivata, c'è una lotta tra Magico Sonny e Shumi 91 Legend, con Shumi che a questo punto si accoda a Sonny che aveva provato a farsi vedere in confronto di Flaminio. Probabilmente poi l'uscita è stata ovviamente dettata da una traiettoria più interna proprio per Sonny per farsi vedere in confronto di Flaminio, e quindi Shumi uscendo con più velocità ha provato ad attaccare Sonny alla Vale. Difeso bene il pilota della Aston nonostante la differenza di pneumatico. Ondeggiano i piloti, si spostano, prova all'esterno Shumi Legend nei confronti di Magico Sonny, si rispettano i due, arrivano ad agganciarsi, si trascinano un po' fuori dalla pista, con Sonny che riesce a difendere la posizione, ma poi la controcurva verso destra permette a Shumi di andare all'interno, tanto sotto sterzo da parte della Ferrari di Shumi Legend che va ad impattare con la pancia sinistra sull'anteriore destra di Magico Sonny. Alla fine Shumi riesce a chiudere il sorpasso, va anche Flaminio, no? Giuseppe Federica che va largo, va invece Stefano Marte su Fede Carta che è uscita male. Oh, finisce per Prati. Ah, c'è stato un contatto, credo sia andato a toccare la posteriore di Stefano Marte, quindi perde tante posizioni. È volata anche un'altra ala, credo un rallentamento di gruppo, telecamera che non ha aiutato. Fede Carta ovviamente completamente senza ala per la toccata con Stefano Marte. Poi è volato un altro flap mentre i piloti percorrevano Meccoz e Beckets su, sembra tutto in ordine per Stem e Fabio. Vediamo se qualche pilota torna in box. No, Kaisermat per il momento ancora non si riesce a capire come ha messa la sua ala. Qui per il momento sta praticamente spingendo adesso Fiorino alla club. Forse è Fiorino ad avere un danno. Kaiser Mattassano, così come Fiorino. Magico Sonny sembra allungare nei confronti di questo gruppo. E Shumi che invece ha già preso margine con Flaminio. Rotatina sull'ala di Giuseppe Federic, con Flaminio che riesce a chiudere la manovra. Giuseppe Federic che nel dubbio da una sportellatina invece a Shumi Legend. Insomma, gruppo selvaggio. E Shumi che in trazione riesce a passare Giuseppe Federic con un grande rischio. Si sono quasi agganciati i due. Giuseppe è stato bravo a tenere la vettura. Perde la posizione anche nei confronti di Magico Sonny. Anche Stem cerca spazio, riesce nei confronti di Kaisermat. Ma attenzione perché Matteo Geraci con l'Alfa Tauri farà meno strada, quindi richiamo verso destra. Dall'esterno Stem riesce a portare tanta velocità e a mettersi definitivamente davanti a Kaisermat. Prova già subito anche nei confronti di Giuseppe Federic che è uscito male. È un momento davvero da dimenticare per Giuseppe. Grande mamma lancio mia da parte di Kaisermat e Fabio. Kaisermat ha veramente lanciato il cuore oltre, praticamente al traguardo, per entrare in questo modo nei confronti di Giuseppe Federic che ha perso tante posizioni di colpo. Non so se è stato sì per lui il danno, perché anche qui a Michael Sebeckez ha tanto angolo di sterzo per far girare la vettura. Come detto, avevo visto un altro flap volare, ma non so se è lui perché è tutto nero, quindi è difficile capire sull'ala dell'Alpine. È arrivato il sorpasso a parte di Shumi Legend nei confronti di Flaminio. È arrivato anche il sorpasso a parte di Fabio, il surname nei confronti di Kaiser. Ma è box, uscito Giuseppe. Allora, presumibilmente c'era questo danno all'ala per lui, che di colpo si è ritrovato dalla quinta posizione fino alla, ai margini della top 10. E poi torna in box. Guida per il momento bene, Taio Sass. Un secondo e due di vantaggio nei confronti di Stefano Marte, che invece si porta dietro di lui Dede, primo dei piloti con la gomma media, e quindi ha un 2 secondi e 7 di virtuale vantaggio sul pilota che è sulla stessa strategia, ovvero Flaminio. Dede per il momento non attacca Stefano Marte. Stavo guardando Fabio, praticamente tipo una sorta di gabbia, lo vediamo dietro Stem, Fiorino, Magico Sonny, e penso che se potesse una navicella spaziale per superarli sopra la pista.
Intanto ribuonasera a tutta la chat, splendida la sintesi da parte del buon Andrea Longagnani, di Erlong nei campioni, Stefano Marte sparisce su Venere, Fedecart, e direi che anche l'astronomia per questa sera l'abbiamo sistemata. Mamma mia Fabio, qui stava per probabilmente spingere Stem nel tratto nel tratto guidato, per poi tornare sul veloce sull'Hangar Straight, Hangar Straight nella quale avviene il sorpasso da parte di Dead su Stefano Marte. E quindi va in seconda posizione Ted e sembrerebbe avere anche il ritmo per ricucire questi due decimi per andare in zona di DRS con Taglio Sass, che va a chiudere la quinta tornata, scattato dalla pole, tirato, guardato dritto per il momento, guardato avanti, non ha guardato dritto, suona male, ha guardato avanti senza troppi problemi, dei 17 piloti che gli scattavano alle sue spalle, alcuni insomma anche campioni dei campionati di quest'anno. Joe Punk purtroppo è il primo dei piloti a prendere una penalità, è di 5 secondi per accelerazione in corsia di pit lane, ovviamente all'ingresso della pit lane, il resto invece fa tutto il gioco. Vedremo l'anno prossimo, insomma potrebbe esserci qualche variante in più almeno nell'ingresso della piazzola, che potrebbe far perdere qualche secondo prezioso e quindi rendere anche la chiave di pit stop più variegata, non solo a causa, non solo per colpa del gioco che ogni tanto ha fatto delle soste stranamente lente, ogni tanto invece rapidissime. Abbiamo visto nel corso dell'anno un pit stop singolo per il pilota durare quasi 4 secondi invece ad altri 2 secondi e 5 nonostante fosse un doppio pit stop dello stesso team, insomma c'è stata varietà da quel punto di vista. Sì. Tanto con il sorpasso di Dead nei confronti di Stefano Marte, tutto il gruppo dalla prima alla decima posizione è tornato sotto al secondo, visto che Stefano era l'unico a non poter utilizzare l'ala mobile. Dead è riuscito a sorpassare il pilota dell'Alfa Romeo e poi a tornare sotto al secondo nei confronti di Taglio Sass. Per il momento 1-2 Haas. E lo dice Punk che è in grandissima difficoltà. Sì, l'altro pilota Alfa Romeo, testa coda poco prima di andare sul rettilineo e poi ci porta verso curva 6 e 7. Dead ha preso Taglio Sass, che ha difficoltà credo con le gomme, a questo punto inizia un po' a calare. Allora, abbondante occasione d'attacco di switch in casa Haas, ne sarà felice l'idolo di Netflix Gunther Steiner, almeno qui nel virtuale hanno sicuramente fatto meno danni per quanto riguarda il budget cap. Dead quindi va a utilizzare l'ala mobile, riesce a sopravanzare, no ancora no, si era fatto sulla sinistra, pensavo fosse più vicino nei confronti di Taglio Sass che si difende al centro della pista, ha lasciato davvero il minimo dello spazio, molto bravo sia Taglio Sass che Dead nel capire che le intenzioni di Taglio Sass erano di battagliare, mi sembrava più vicino all'inizio della zona di DRS Dead, e pensavo avesse già chiuso la manovra di sorpasso, invece è arrivato davvero al massimo. Largo qui per Taglio Sass, Shumi inizia a mettere pressione nei confronti di Stefano Marte, questi due piloti Taglio Sass e Stefano Marte credo siano prossimi al pit stop, non sarebbe male fermarsi prima di finire in tutto il gruppo dei piloti con la gomma media che vorranno tentare il sorpasso il prima possibile, quindi magari puoi soffrire nel finale un po' di usura, ma almeno non perdere tempo in questa fase. Vediamo cosa decidono di fare Taglio Sass e Stefano Marte. Diciamo il primo pensiero, tra virgolette, da rookie, o forse più ragioniere, è tirare avanti. D'esperienza, diciamo, io mi sarei fermato, perché dopo Shumi arriverà tutto il gruppo con Flaminio, Sonny, Fiorino, Sdem, Fabio, sì. Insomma, sono anche piloti che sono consapevoli di essere più veloci, o almeno in gara 1 hanno dimostrato ciò, e quindi potrebbero... E che ancora devono spingere, secondo me. Potrebbero avere voglia il prima possibile di spingere, quindi creare delle situazioni nella quale Taglio Sass e Stefano Marte si troverebbero a perdere ulteriore tempo. Nel momento ondeggiano e quasi battagliano tra di loro, diciamo che se si mettono paralleli riescono a difendersi da tutto questo gruppone e permettono un'eventuale fuga a Dead, che è abbondantemente in lotta per la vittoria, visto che è il primo dei piloti con la gomma media ed ha quasi 2 secondi di vantaggio su Flaminio. Si va verso la Copse con poco da inventarsi, nonostante davvero sono 3,5 secondi di nuovo largo Taglio Sass. L'uscita dalla Copse, diciamo, nella Summer è concesso tale manovra nei campionati. Avrei sentito un pugno sbattere sul tavolo. Traiettoria completamente differente a cui intanto Chappell tra Taglio Sass e Stefano Marte. Avremmo sentito il taccuino impossessarsi di Marte.
arrivano rapidissimi verso la Stone, quando Stefano Martin riesce all'interno nei confronti di Taiyo Sasso, e Shumi che cerca anche lui un varco, non tornano ai box, Shumi all'esterno, toccata con Taiyo Sasso, toccata in frenata, Shumi tutto sommato riesce a frenare la corsa della sua vettura, non è nemmeno volato nessun flap, ovviamente perdita di qualche decimo di secondo, e Fiorino, ah no, perdone, Magico Sonny, l'abitudine di Fiorino di vederlo in Master League con la Aston Martin, e invece Magico Sonny ha provato ad evitare Shumi Legend finendo l'arco all'ultima curva. Fossimo stati su F1 2016, 10 secondi per metà pesantissimi dal gioco. Alessio Fiorino in lotta con Stem, con Stem che ha provato ad andare all'interno nei confronti di Fiorino, e Fabio è riuscito a sbarazzarsi sia del pilota Alpine che di quello Mercedes, quindi si sta facendo largo mano a mano il campione della Pro League. Adesso prova a mettere il mirino Flaminio, nulla da fare, e Stem invece rimane intrappolato dietro Alessio Fiorino. Forse potrebbe essere una fase nella quale Stem si inizia ad innervosire, poiché vede il pilota con la quale ha battagliato per tutta gara 1, ovvero Fabio il surname, iniziare a trovare spazio, iniziare a farsi strada tra questi piloti e puntare ad avere pista libera per fare ritmo e strappare, diciamo, il prima possibile DRS a Stem. Per il momento ovviamente ancora piloti tutti abbondantemente in gruppo, e questi piloti sono tutti sulla media, quindi magari Stem è consapevole di avere qualche decimino di ritmo, di rapidità nei confronti di Fiorino, ma il fatto di essere tutti sulla stessa gomma per il momento può essere un incentivo, ecco, a stare calmo, a non esagerare in questa fase ed eventualmente puntare ad un undercut. Shumi Legend intanto riesce al sorpasso nei confronti di Taiyo Sasso. Shumi qui questo triello di piloti di gomma soft sta tenendo bene comunque, nonostante l'usura. Stefano Marte, ritiro per Joe Punk, attenzione alla possibilità di safety car, che infatti va a fare capolino in pista. Eccola qui la vettura di Joe Punk, safety car, che quindi presumibilmente farà switchare sicuramente farà switchare i piloti con la gomma soft, quindi dalla mescola morbida alla media, e forse si potrebbe pensare anche di passare alla soft, visto che insomma 2-3 giri li faremo, e sì, è molto rischiosa, però è al limite, diciamo, visto quanto è lunga la pit lane qui. Dite a Taiyo Sasso di cambiare nick. Joe Punk purtroppo doppio ritiro questa sera, e peccato, insomma, speriamo di ritrovarlo pronto per il prossimo GP, anche se dietro vanno tutti i box, chiaramente, vabbè. Eh sì, nelle ultime posizioni ne approfittano Fedekart, Gallians, Giuseppe Federic, Ezio e Ziu per andare ai box, quindi dalla 17ª alla 13ª posizione. Soft per Ziu, media per Ezio, così come per Giuseppe Federic, soft per Gallians. Fedekart in attesa che la grafica si vada ad aggiornare, va a scontare anche un stop and go, come a media invece per Fedekart 94. Stanno per arrivare in zona pit lane anche Dede 95, Stefano Marti, insomma tutta la compagnia dei primi 10 piloti. Dede sembrava voler continuare, invece torna in box, attenzione perché pit limit era impostato a 60, vedi anche in questi rapidi cambi di traiettoria molta attenzione. Ovviamente Stefano Marti e Shumi Taiyo Sasso vanno tutti ai box, così come Sonny, Flaminio, Fabio, Fiorino e Stem. Nessuno si prende la briga di continuare. 5 secondi prima per Alessio Fiorino, proprio ciò che avevo detto in precedenza, tratto oltre 60 km orari. E allora media per Stefano Marte, Taiyo Sasso e Shumi, tutti gli altri sulla soft, cercare di andare fino in fondo. Non cambia nulla con la sosta ai box, diciamo il gioco è stato clemente, ho visto anche delle compenetrazioni ma anche legate a un po' di desync, e quindi Magico Sonny resta davanti a Flaminio, poi Upip che non si è fermato e potrebbe andare a spezzare questo gruppetto. Upip in quarta posizione si mette proprio davanti a Taiyo Sasso, e quindi attenzione alla ripartenza perché ovviamente ne avrà di meno, non solo di potenziale, diciamo, prettamente cronometrico, ma anche di ritmo della gomma, insomma 9 giri di gomma media. Potrebbe in realtà anche lui fermarsi e passare alla soft, magari aspetta ormai a questo punto, aspetta qualche giro comunque. Sì, una manovra molto magari intelligente, si era fermato, sì, era partito sulla media, si è fermato ovviamente con la safety car per passare alla soft, adesso si riferma di nuovo per andare su una media 9, quindi tranquillamente fino alla bandiera a scacchi. Manovra molto
intelligente da parte di Zio81, non ha fatto tra virgolette non per dirgli che è stupido, ecco. Non ha fatto lo stesso Gallians, insomma, partito sulla media e passato alla soft, l'unico dei piloti dalla 12ª posizione a scendere ad essere sulla gomma soft, poi Alessandro, insomma, gli voglio un bene dell'anima, quindi Gallians 34, al momento in 15ª posizione con la gomma soft, c'è tempo, il gruppo deve ancora ricompattarsi, c'è tempo per anche per lui per tornare sulla gomma media e chiudere senza problemi di usura questo GP, gruppo che qui davanti invece si è ricompattato, Dede che cercherà di scappare il prima possibile. Questi quattro piloti, questo poker di piloti con Stefano Marta, Xiaomi Legend, Upip e Taiyo Sass, potrebbero essere una bella carta da giocarsi per allungare nei confronti dei Magico Sonny, Flaminio, Fabio Serem, Fiorino Stem. Uno switch in effetti c'è stato, ovvero tra Magico Sonny e Flaminio, perché ricordavo come primo rivale di Dead negli aggiornamenti proprio Luca Flaminio, e invece dopo la sosta troviamo Magico Sonny. Non ho fatto caso se c'è stato in precedenza il sorpasso, ma non mi pare, ecco, non avevo notato questo switch di posizione. Credo che dovrebbe essere questo il giro in cui si vediamo se recuperano. Allora c'ha 20 secondi più o meno Gallians. Un Gallians dovrebbe farlo. Dovremmo anche vedere se deciderà di fermarsi. Comunque dietro lui poi c'è Ziu e Fedecart, sono abbastanza vicini. Comunque giro lungo, decide di continuare i Gallians, e quindi presumibilmente al termine di questo giro avranno fatto in tempo a riaccodarsi Gallians, Ziu 81 e Fedecart, con la quale per il momento siamo a bordo con la Williams nel GP di casa, insomma, almeno per sede, poi le licenze tra chi la austriaca e chi addirittura negli Emirati Arabi. Per quanto riguarda invece le factory, molte sono proprio qui in Gran Bretagna. Per il momento Fedecart a bordo, come detto, della Williams in 17ª posizione, rispetto ovviamente il time, il delta time, per non recuperare, non esagerare, ecco, a livello di velocità, anche se devono ancora accodarsi alla safety car, quindi ogni tanto il gioco fa questi scherzoni che ti vuoi riaccodare il prima possibile, la foga non ti porta nemmeno, ti porta invece a distrarti dal delta che va ancora rispettato. Una decina di secondi tra Gallians e Giuseppe Federic, comunque credo si ripartirà al termine di questo giro. Non siamo ancora a metà gara, giro 11 di 26, con gara 2 del secondo round della Summer League. Per il momento ancora su F1 2021, poi come detto fine giugno si passerà all'iterazione marchiata Codemaster e distribuita da EA su F1 22. Vedete che porta in temperatura la sua gomma soft, la fine del T2 è prima dell'hangar straight e la safety car non ha ancora spento la luce, quindi credo proseguiranno un altro giro, perché poi l'ingresso della pit lane è subito qui in uscita dalla Stowe. E infatti la Aston Martin, la Vertona, decide di restare fuori, e quindi altro giro nonostante Gallians si era riaccodato. Vediamo se Gallians allora, adesso che ha visto che può fare in tempo a riaccodarsi un'ennesima volta, decide di passare alla media, resta sempre sulla soft, comunque non la sta ovviamente consumando in questi giri, così come Magico Sonny, Flaminio e Tecce, tutti gli altri che come vedete alla grafica sono sulla soft, arriveranno fino alla bandiera a scacchi, forse qualche difficoltà nel finale, ma non è una pista così diciamo severa per quanto riguarda l'usura dello pneumatico, abbastanza soprattutto uniforme, ecco, non c'è una gomma in estrema sofferenza, nonostante l'anteriore sinistra sia molto sollecitata. Partiamo modo dalla curva Stowe e la Copse. Tra l'altro il cielo si è nuvolato in maniera pericolosa, non so se è il tipico clima inglese, sostanzialmente, più inglese di così. Sì, dall'onboard dei Dead vediamo qualche nuvolone andando verso Woodcott. Vediamo se poi nel ritorno l'Affid Copse, quindi tornando verso il centro della pista, almeno guardandola dall'alto, e quindi poi la zona di partenza e la zona box per capire se lì la pista si va a bagnare o se è più scuro, ecco, il cielo in quella parte del tracciato. Diciamo semi rettilineo di ritorno qui dove parte poi la MotoGP e dove si partiva fino al 2010, se non vado errato. Poi il ridisegno del tracciato con ciò che per noi oggi è il T1, molto più lento, più tortuoso,
In passato lì c'era una rapida S, un passaggio sotto a un ponte, e poi ci si ricollegava direttamente a Woodcote e Luffield. Diciamo qui, zona Maggots e Beckett e Anger Street, cielo abbastanza, sì, coperto, però uniforme. Ah, ritiro per Fedecart, no, sotto safety car. E in una zona decisamente strana, non vorrei che sia arrivata al contatto con Sio, visto che il gruppo era tutto compatto ad una velocità moderata, forse un rallentamento di gruppo. Fede è andata ad impattare proprio sul posteriore di Sio, proprio nel giro nella quale riprenderanno le danze con Dead davanti a Stefano Marte, poi Shumi, Upip e Taio Sasse in un gruppone dalla sesta fino alla decima posizione di piloti blasonati almeno nel nostro forum, e perché no anche a livello nazionale con gli sports, nei nomi nelle classifiche li abbiamo letti, con Flaminio, Fabio, Fiorino e Stem, poi Kaiser, Matte, Tartaruga, Ezio, Giuseppe, Federica e Gallians. Ezio torna sul gas, Davide De Marinis, Dead 95 per iniziare il tredicesimo giro di 26, quindi andare verso la metà gara. Con la gomma soft deve cercare di scappare il più rapidamente possibile nei confronti di Stefano Marte, Shumi, Upi, Petagliusas, che potrebbero tarpare le ali a Magico Sonny, che invece va subito all'interno, molto ottimista anche qui Flaminio, che ha dato una bella sportellata a Tagliusas. Insomma, manovra da summer e da danni standard, ci fosse stato qualche diciamo un valore più pesante per quanto riguarda i danni, diciamo, qualche responsabilità potrebbe, poteva starci. Magico Sonny con l'attacco di Upip, così come Flaminio non riesce al momento ad infilarsi anche lui nei confronti di Upip. Non sono riusciti a passare nemmeno Fiorino e Stem su Taio Sass. Stem che invece prova a sua volta nei confronti di Fiorino. I due, diciamo, fanno a gara per capire chi dei due per primi, il primo andrà a sopravanzare Taio Sass. Lotta tra Flaminio ed Upip. Flaminio riesce, Stem, Taio Sass largo, Taio Sass. In questo modo riesce a stare davanti a Stem. Fabio Surname riuscito anche lui al sorpasso, Taio Sass ancora in lotta con Stem, e subito anche Alessio Fiorino che cerca spazio, lì dietro anche Kaisermat che prova a recuperare con la gomma media anche lui, attenzione quindi al ritmo che potrebbe imprimere se riesce a restare con il gruppo di Fiorino e Stem. Fiorino e Stem che hanno preso delle penalità tra l'altro probabilmente in questo giro per i limiti della pista. Stem subito all'attacco di Upip, per Fiorino che segue la traiettoria di Stem per andare profondo anche lui in frenata e chiudere la manovra di sorpasso il prima possibile. In tutto ciò sicuramente Kaisermat resterà intrappolato e quindi, ciò che ho detto in precedenza, la possibilità di utilizzare il DRS sembra svanire per lui. Il gruppo che è stato bravo, guidato da Magico Sonny, poi Flaminio, Fabio Surname, Stem e Fiorino a scavalcare questi primi due piloti in questo giro. Cerca spazio anche Kaisermat, riesce a sopravanzare Taio Sass, vedremo se riuscirà anche sul suo compagno di squadra per questa serata, Upip. Lì davanti per il momento tutto in ordine con Dead che scappa 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Stefano Marte, che a mezzo secondo invece nei confronti di Shumi Legend. Lotta in casa Alfa Tauri, molto pulita con Kaiser Matte, lascia molto spazio ad Upip che fa lo stesso. Bravi due ragazzi in questo scambio di posizione per la nona e la decima. Un po' di onore anche a Tartaruga, Giuseppe Federic e Gallians, così come Ezio che cercano spazio. Upip che viene sopravanzato da Taio Sass, finisce largo Tartaruga qui dove c'è l'ala, ha perso l'ala, ha saltato il flap di destra per il pilota della Mercedes, forse un contatto con Upip, si era allargato fuori dalla pista dove c'è la partenza essenzialmente della MotoGP o la vecchia partenza della Formula 1, e forse un rallentamento lì di Upip che è uscito più lento insomma di Tartaruga, probabilmente per una traiettoria differente, e quindi dovrà tornare a box in questa tornata Tartaruga 88. Penalità di 3 secondi che arriva anche per Fabio il Surname, quindi lotta qui per il podio che si accende non solo per Dede che scappa nei confronti del primo dei rivali con la gomma soft, ovvero Magico Sonny e Flaminio, ma anche per il podio. Insomma, Sonny e Flaminio possono stare più sereni, ecco, se vengono sopravanzati da Fabio, Stem o Fiorino possono ragionare su questi 3 secondi di penalità. Presumo siano 3 anche per Stem. Ah, sono addirittura 8 per Fiorino, giusto, perché aveva preso anche i 5 all'ingresso della pit lane. Va l'attacco invece Fabio il Surname nei confronti di Luca Flaminio. Nulla da fare, resta davanti Luca Flaminio. Gallians invece è riuscito a sopravanzare Upip, nel mentre invece purtroppo mestamente è tornato ai box Tartaruga a sostituire la sua ala anteriore. Gara comunque ancora lunga, 11 giri, potrebbe, non me ne vogliono i piloti, uscire un'ennesima safety car insomma per qualche errore.
Siamo a bordo con Fabio il Surname, la caccia di Luca Flaminio, possibilità di utilizzare il DRS sia per il pilota Red Bull che per quello Ferrari, così come la Mercedes di Stanley dietro, e poi taglio Sass, la Ferrari di Schumi Legend va al sorpasso di Stefano Marte. Bel ritmo comunque di Stefano Marte, pulito, bravo anche nella prima parte di gara e nella prima gara, si è comportato bene anche in questa fase dove insomma piloti con la gomma media che erano qui davanti sono scesi, ecco. Lì davanti invece sono rimasti solo Schumi Legend e Stefano Marte. Insomma, Schumi che se l'ha giocata quest'anno nel campionato della Sport, segno di quanto il livello di Stefano sia più che sopra la media, ecco, insomma, soprattutto per quanto riguarda la guida senza alcun aiuto elettronico, diciamo, ABS. Scondolata qui, la trazione spenta è venuta fuori per Stefano Marte, che anche in Austria si era ben comportato, aveva lottato fino alla fine per la vittoria. Qui il magico Sonny cerca una magia addirittura all'esterno della Woodcott, non era abbastanza vicino ad affiancarsi, sì. Fosse riuscito ad affiancarsi poteva andare molto profondo in frenata, fare più strada ma con più velocità. Bandiera gialla esposta del T2 per il testa coda di Ezio, credo, poi che ha perso posizione su Zio e Fiorino invece. Allora chiedo scusa ad Ezio, Fiorino è finito in testa coda in trazione da Luffield. Vediamo come si muovono Sonny e Flaminio, poiché Sonny stava pressando da molto vicino Stefano Marte, riuscito a prendere un po' di spazio, hanno tutti il DRS. Forse Fabio il Sordembo potrebbe cercare qualcosa nei confronti di Flaminio, va all'interno nei confronti del pilota Red Bull, riesce a chiudere il sorpasso. Fabio che ovviamente scalpita anche a causa di questi 3 secondi di penalità che dovrà scontare a fine gara e che quindi lo portano ad affrettare i tempi, cercare di fare aprire quanto più gap possibile. Purtroppo compagnia che quindi lotta per il podio, che ha perso Alessio Fiorino, l'ultimo della coda di questo gruppo. Diventa quindi Stem che prova su Flaminio, non ha da fare, per il momento si fa vedere, forse incrocia le traiettorie da parte di Fabio Sordemino mentre arriva il ritiro di Alessio Fiorino, ritiro ai box, quindi non salta la possibilità di un eventuale safety car o virtual safety car. Davvero un peccato che Alessio sia arrivato a ritirarsi in questo modo, stava ben figurando così come ha fatto in questa stagione di Master. Va all'interno di Magico Sonny Fabio Sordemino, ma si difende bene il pilota Aston, che resta davanti per il momento, rimane, ecco, insomma, ancora lui il primo dei piloti a competere nei confronti di Ned, che è arrivato quasi a 5 secondi di vantaggio rispetto a questo gruppetto con Sonny, Fabio, Flaminio e Stem, poi Schumi e Stefano Marte, che sono ovviamente in lotta, ma con una gomma di svantaggio, e quindi vedremo a livello di usura se crolleranno effettivamente Maggio Sonny, Fabio. Ora è molto vicino, ora veramente incollato Sonny. Sì, sull'Hunger Straight si fa verso la virtuale traiettoria esterna, che poi avrà qui alla Stone, mamma mia, sfrutta tutta la pista in frenata Magico Sonny, che ancora all'esterno, poi avrà all'interno qui alla Veil, non si fa da parte dalla lotta Stefano Marte, uno splendido duello, mamma molto mia, rispettoso tra l'altro, davvero bravi, si sfiorano, si accarezzano le gomme, davvero bravo Stefano Marte nel lasciare lo giusto spazio in confronto di Magico Sonny in questa fase, prova a approfittarne Fabio Sonny che poi quasi si ritrova a spingere Stefano Marte, che potrebbe addirittura replicare quella staccata della 2 nei confronti di Magico Sonny, o forse in trazione dalla 4, anche se la differenza in pneumatico dovrebbe venire fuori e potrebbe andare in difficoltà Stefano Marte in questa fase, tanto che Magico Sonny riesce ad allungare qualche metro importante a suo favore, quindi resta dietro Stefano Marte in quarta posizione, che se rimane con questo gruppetto potrebbe anche diventare interessante. Come detto, per l'usura a sua volta Stem prova nei confronti di Flaminio, e due ancora una volta affiancati amici e compagni di mille duelli, ancora molto vicini, si rispettano molto bene anche questi due piloti, insomma da loro ce l'aspettiamo, da Sonny e Stefano Marte sono i primi chilometri qui su Fit, è stato decisamente inaspettato, poi comunque una Red Bull e una Mercedes andare lì affiancati, insomma anche la storia recente ci ha insegnato che è cosa pericolosa, e sono stati bravi invece a chiudere la manovra, però perdendo il DRS nei confronti di Fabio Sordemo, che a sua volta mette nel mirino Stefano Marte. E Stefano comunque si sta dimostrando un osso duro, Non male comunque anche il ritmo di Schumi, che nonostante la differenza di pneumatico e questo gruppo insomma dei lupi dietro di lui, è rimasto tutto sommato a solo 4 secondi da Dead, quindi non male
Magico Sony purtroppo va largo all'ultima curva nel tentativo di attaccare Stefano Marte. Deve aver commesso un errore Magico Sonny, probabilmente nella zona della Vail. Addirittura in tre vanno qui a curva 2. In tre, incredibile, incredibile manovra da parte di Fabio Servini, che prova a cercare spazio sia nei confronti di Sonny che Stefano Marte. Alla fine Sonny riesce a sopravanzare, poi anche Fabio e forse anche Stem nei confronti di Stefano Marte, che era entrato in curva 2 in seconda posizione, in terza posizione. Si ritrova poi verso la staccata della 6 a scivolare fino alla sesta. Ma una manovra bellissima e molto corretta. Splendidi duelli nonostante la differenza di pneumatico, in particolar modo per Stefano Marte, perché gestire questa gomma media su questa pista con questo medio così nuvoloso, insomma temperature un po' fredde, estremamente sportivo, davvero sono stati bravi tutti e tre, perché non hanno cambiato nemmeno direzione, era pericolosissimo, tre bastava poco per certo. Tutto ciò, ecco, all'economia della gara fa ancora di più imbestialire Fabio Zornè, che con questi tre secondi di penalità, così come per Magico Sonny e Stem, hanno perso ulteriormente tempo nei confronti di Sciomi, che si sta costruendo la possibilità di battagliare nella finale con Dente. Fabio Zornè, sì, questa volta non aveva il DRS Magico Sonny, quindi si mette a guidare questo trenino per rientrare nei confronti di Sciomi, ma i giri passano, siamo alla fine del 19esimo, sta per iniziare il 20esimo Dente, e questa differenza di 5 secondi e mezzo la vedo complicata per Fabio Zornè da chiudere in 6 giri, anche se lì davanti non ci fosse Sciomi, che ha tutto il diritto, invece in realtà potrebbe anche quasi accodarsi visto che hanno tutti 3 secondi di penalità, però sicuramente non stenderà un tappeto rosso al suo compagno in rosso per questa serata, e anzi credo voglia speri, ecco, che le gomme soft di Dead cedano, sì. Sì, anche se attualmente non mi sembra che ci sia questo crollo, ecco, magari ci smentirà tra 2-3 giri, forse non è ancora il momento. Diciamo 10 giri erano in Sport League, sì, anche diciamo la finestra ideale di pit stop. Sì. Anche questa sera ci aspettavamo quella durata, ecco, prima della sosta, sta anticipata per la safety car. E vediamo, perché da adesso altri 6 giri potrebbero iniziare a farsi sentire, soprattutto nel finale, gli ultimi 2 giri, e per questo gruppo che ha battagliato così tanto magari Dead è riuscito a tenersi qualcosa nel taschino. Mannaggia Stem, altri 3 secondi, sesto avviso mi permetto di dire, preso in una curva davvero nefasta, poiché si arriva con tanta velocità, lotta anche intanto tra Flaminio e Stefano Marte, con Flaminio che di DRS sulla gara stretta riesce a sopravanzare Stefano Marte, che se riesce a trovare un ritmo simile, ecco, nei confronti di Flaminio per restare in zona di DRS, potrebbe sperare, ecco, di risorovanzare sicuramente Stem, poiché ha 6 secondi, ma eventualmente anche Magico Sonny e Fabio il Surname con un eventuale calo della gomma soft. Dicevo per Stem che ha preso quel sesto avviso in una curva dove si esce velocissimi, c'è l'erba, sfruttano tutti, una volta ti dà avviso, le altre 8 no, e quindi davvero sfortunato Stem in questo frangente. Si è plafonato nel momento del distacco, quindi idealmente anche la prestazione di gomma tra Dead su 10 giri di gomma soft ed altrettante 10 tornate invece sulla media di Sciomi Legend, si rimane sui 4 secondi bassi, 4-1, 4-2. Sta tornando invece sotto Fabio il Surname, per il momento 1-1, quindi potrebbe chiudere anche questo giro senza utilizzare il DRS, ma decisamente più definita rispetto alla precedente tornata la sagoma della Ferrari di Sciomi Legend davanti a lui. Siamo proprio a bordo, andiamo, siamo il volume, approfittiamone che così noi beviamo, visto che nessuno ha riscattato il David. Questo canto poi invece non possiamo distrarci un attimo, ecco perché nessuno riscatta un bevete, che Magico Sonny si lancia all'esterno per sopravanzare Fabio il Surname, un Fabio che era appena arrivato sul secondo nei confronti di Sciomi Legend, si ripiazza lì davanti Magico Sonny, forse avrà i nervi a fior di pelle, magari no, perché insomma, tutto sommato una Samber non è campionato, però insomma, conoscendo Fabio che vuole avere sempre il più possibile pista libera per spingere, non lasciare nulla, insomma vincere anche gare con abbondanti 40 secondi di vantaggio, evidente segno di
quanta concentrazione, dedizione e allenamento c'è stato alla causa della sua prodigio di quest'anno, ritrovarsi di nuovo Magico Sandy lì davanti, credo sia un mannaggia. Non fa piacere. Sì. Diciamo così. Tanto là davanti il distacco rimane mutato, mancano ormai 4 giri, quindi si fa un po' complicata per Shubi. Dede prosegue quindi per il momento indisturbato, felice di vedere che Stefano Marte sia ancora sotto al secondo nei confronti di Flaminio, quindi può tenere un ritmo più rapido utilizzando l'ala mobile. Ottava posizione invece per Kaisermatt, che in un, certo con qualche giro in ritardo, però anche lui è riuscito a districarsi da tutto il gruppo che alla ripartenza aveva la gomma maniche, quindi ha seminato un po' di caos. Al via Gallians torna in top 10, non l'ho notato, però bravo anche il pilota della Red Bull a farsi spazio. Anche Flaminio prende 3 secondi di penalità, hanno tutti i penalità lì davanti. Dovesse entrare una safety car, Stefano Marte rischierebbe di andare a podio, perché magari sì, poi tutti i rimescolamenti del caso, però a livello di penalità è il terzo pilota in pista senza penalità, il quarto è Gallias, il quinto Upip, quindi anche questo comunque è da tenere d'occhio, insomma sì è una summer, ma da tenere d'occhio in vista poi dei campionati ufficiali con Gallians. Insomma, abbiamo conosciuto in Prime League corretto quanto sfortunato, perché abbiamo avuto alcune situazioni davvero tra la sua sfortuna intrinseca ad un testa coda su un cordolo strano o centrato malamente e staccato all'ultimo giro, purtroppo per lui sono saltate delle buone prestazioni e anche diversi podi. Per il momento comunque solido in nona posizione. A chiudere la top 10 invece troviamo Taiyo Sass, stato bravo a districarsi anche lui nella fase di ripartenza, insomma non facile avere 6-7 piloti che vogliono prenderti la posizione il prima possibile. In undicesima Zio 81, poi Ezio 1973, comunque gara sì magari con qualche penalità, qualche contatto alla sostituta, qualche lungo come in questo caso, però chilometri importanti, ecco il primo punto è chiuderle le gare, poi la velocità un po' alla volta verrà, i tempi mano a mano si abbasseranno, e quindi felice che Giuseppe Tartaruga, Upip stanno proseguendo nella loro carta. Sfortunoso ritiro per Fedegaard 94 sotto safety car quando ci apprestavamo a ripartire, così come in precedenza per Joe Punk, che invece ha provocato l'ingresso della safety car, e ritiro anche in gara 1 per Joe Punk. Speriamo che mano a mano, giro dopo giro, arriverà anche per lui la fiducia, insomma l'avere la vettura in mano. Inizia la terz'ultima tornata sempre con Dedeca a 4 secondi di vantaggio nei confronti di Xiaomi Legend, un divario che credo si andrà rapidamente ad ampliare visto questo triello di piloti che sì con delle penalità ma puntano alla seconda posizione di Xiaomi Legend, che credo non, ecco, anche per lui c'è da stare calmi, non magari difendersi ma con manovre quanto più chiaramente leggibili, ecco, dal pilota che sta attaccando, visto che hanno tutti delle penalità e quindi può riuscire a portare a casa comunque la seconda posizione. Sì, stavo controllando, in realtà sta guadagnando Dead in tutto questo. Sì, adesso sì. Cioè, è sempre stato un po' di effetto elastico, ecco, sia tra Dead e Gesù. Vorremmo essere nel a sentire la radio di Fabio il suo nemico, a sentire poi i duelli con Aya. È quasi disegna una nuova pista. Mamma per Purdy. Cercando di clacson, anche il clacson. È incredibile, sì. E allora vediamo qui sull'Hangar Strip che potrebbe arrivare un doppio sorpasso per Fabio il Surname, sia nei confronti di Fabio di Xiaomi Legend che Magico Sonny. Xiaomi si difende nei confronti di Magico che va all'interno on board con Fabio che è spettatore di questo duello tra Xiaomi e Magico Sonny, che vanno verso la club e poi la Veil con Xiaomi all'interno. Sonny che cerca un incrocio, a sua volta anche Fabio cerca spazio visti i rallentamenti di gruppo all'inizio intanto del penultimo giro. Esce rapidissimo Fabio il Surname nei confronti di Magico Sonny, attenzione che verso curva 1 è impossibile quasi farla in due senza toccarsi. Bravi. Poi che c'è un dosso terrificante. Bravi. Fabio chiude uno splendido sorpasso, bravi entrambi, anche Magico a lasciare lo spazio, c'è proprio una conca lì tra la 1 e la 2, difficile farla in pieno da soli, credo con la gomma soft usurata. Bravissimo, mamma mia. Va subito nei confronti di Xiaomi Legend che non ha il DRS, prova ad andare all'interno anche Magico Sonny che quasi si ritrova all'interno anche di Fabio il Surname. Xiaomi costretto a correggere la sua traiettoria per evitare qualsiasi tipo di contatto. Al momento quarta posizione, ma sarebbe virtuale seconda visto che Fabio e Sonny hanno 3 secondi e 6 invece i secondi di priorità per Stem, più staccato poi Flaminio che si porta ancora nello zainetto. No, si porta vediamo solo da Kaiser, prova,
Ogni. Sì, Kevin, giusto per chiudere, Kaisermatt che ha sopravanzato Stefano Marte e sono entrambi sotto in zona di DRS con Flaminio, quindi ci può essere un po' di lotta più tardi anche sì. Lì dietro. Restiamo in momento qui con Schumi. Cambio, mi sta andando a vincere la gara. Dovremmo essere nel penultimo giro, se non vado. Ah, no, però sì, sì. Mi fai le spargarurata, dai. Faccio la lampadronata finale, vabbè, dai. E intanto Magico Sonia riuscendo a sopravanzare Fabio il surname, insomma non capita soltanto i piloti in MotoGP, anche Kaisermatt va al sorpasso di Flaminio, con Masoft che sembra aver ceduto soltanto su Luca Flaminio per il momento. Vedremo se questi ultimi giri potrebbero regalare qualche sorpresa anche a livello di eventuali forature, insomma crolli improvvisi dello pneumatico qui tra Magico Sonia, Fabio il surname e Stem forse più conservativo in questa fase, consapevole che ha troppe penalità per giocarsela in pista, quindi per il momento resta dietro a Schumi, non ha tentato lungo il corso della precedente tornata un attacco nei confronti del pilota della Ferrari, nonostante l'Hangar Straight, la zona di DRS, che ovviamente aveva anche Schumi e credo anche la differenza di usura, insomma la soft dovrebbe essere davvero alle sue battute finali, ultimi chilometri anche per Dede che va on board con lui dentro alla Cops. Si alza soltanto un attimo in qualifica, si percorre in pieno. Vediamo Fabio il surname come si muove nei confronti di Magico Sonny sull'Hangar Straight. Va largo di nuovo Magico Sonny. Allora Fabio il surname riesce a sopravanzare il pilota da Aston Martin prima del tratto di Magos e Beckett. Ma in questo modo sarà Sonny ad avere il DRS sull'Hangar Straight verso la Stowe. Allora la mobile è aperta per il pilota della Aston Martin che punta al secondo posto, lì dietro anche Stem cerca di muoversi nei confronti di Schumi Legend che si difende, va all'esterno Magico Sonny nei confronti di Fabio Surname, nulla da fare. Allora andiamo con Dede che esce dall'ultima curva, va a vincere gara 2 del secondo round della Summer League 2021-2022, prova di forza in questa seconda gara per Dede, che ha approfittato anche della safety car e del gruppo che dietro di lui si era sgranato alla ripartenza. Seconda posizione per le penalità per Schumi 91 Legend, che proprio grazie alle penalità sopravanza Fabio il surname e Magico Sonny. Chiude la top 5 Stem. Sesta posizione per uno Stefano Marte che di pulizia, senza penalità per le linee della pista, sopravanza sia Kaisermatt che Luca Flaminio che chiude in ottava. In nona posizione, completamente sbandata, controllata anche visto che non ha impattato contro le barriere, è stato bravo, chiude Gallians, chiude la top 10 Taiyo Sass, molto bravo anche lui a entrare in top 10 e prendere qualche punticino. Dovrebbero arrivare punti anche per Ziu, Ezio, Giuseppe, Federic, Tartaruga e Dupip, perché se non vado errato dal regolamento della Summer fino al 15° posto ci sono dei punticini disponibili, quindi bravi ragazzi che comunque, come detto in precedenza, portano la vettura a casa, chiudono chilometri importanti, prendono fiducia mano a mano anche con il format che essenzialmente sarà poi specchio dei campionati, non con la griglia invertita. Tartaruga in 14°. No. Guarda che però renderebbe i campionati incredibili, io lo dico. Bella vita! Il format F2 ha reso dei campionati degni di essere conclusi. Comunque chiude in 14° Tartaruga, sta arrivando anche Upip in 15° ed ultima posizione, ritirati invece adesso Fiorino, Fedecart e Joe Punk. Vittoria quindi, come detto, per Dead davanti a Schumi Legend e Fabio il Sorneo. Quindi vedremo insomma, un po' di essenzialmente tutto motorizzato Ferrari, due uomini in rosso li vedremo poi sul podio finale. Ovviamente non c'è una classifica costruttori per questa Summer, c'è soltanto quella piloti, dove Schumi con questi due podi continua a guadagnare punti, sicuramente in confronto di Daniele Play visto la sua assenza, però se non vado errato il primo dei rivali era Stem, sì, visto che ha vinto poi lui gara 2, c'è stato un ordine di nemmeno scuderia perché non erano nella stessa scuderia, insomma erano in parte insieme. Stem ha gentilmente chiesto la posizione indietro che aveva ceduto a Schumi prima quando erano tutti quanti in battaglia, molto sportivamente ecco Schumi gliel'ha restituita poco prima della bandiera a scacchio, quindi è Summer, però la vittoria dà sempre quel gusto in più, felice che ci sia questo clima ecco di serenità, ecco, nonostante comunque come detto poi nonostante una gara amichevole c'è sempre quella voglia di passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Ricordiamo quindi la classifica finale con Dead davanti a Schumi Legend, poi Fabio il surname e Magico Sonny, chiude la top 5 Stem, poi Stefano Marte esordiente pulitissimo, Kaisermatt in settimo, ottavo Luca Flaminio,
nono Gallians, decimo Taiyo Sasse, poi Zhou, Ezio, Giuseppe Federic, Tartaruga, Upip a chiudere i piloti arrivati alla maniera scacchi, sedicesimo e ritirato Alessio Fiorino, Fedecart e Joe Punk. Siamo in conclusione? Andre, qualche diciamo parola finale la vuoi esprimere o ti leggeremo? Sì, allora, prima di andare a fare diciamo veloci interviste ai ragazzi, una gara che due gare diciamo in cui abbiamo visto diciamo dei piloti che mi hanno veramente impressionato, tra cui soprattutto Stefano Marte, che per costanza, come dicevi tu, mi ha veramente impressionato, oltre chiaramente a Magico Sony, che già ce l'aspettavamo, mentre per tutto sommato anche Taiyo Sasse si è comportato bene. Chiaramente era prevedibile che in gara 2 poi tornassero sui piloti, per piloti diciamo dei campionati, per intenderci. E per quanto riguarda i vincitori non c'è molto da dire, nel senso che li conosciamo, quindi Fabio, Dedde, Sciumi, lo stesso Sdem, Fleming, tutti i piloti diciamo che probabilmente si stanno anche preparando al nuovo titolo, ecco. Molto bene, grazie mille. Ricordiamo allora grazie. Io a questo punto vado in party con i ragazzi. Va bene, grazie mille. Io ricordo gli appuntamenti con Fit, diciamo, schedulizzati in calendario. Abbiamo il prossimo round lunedì prossimo con la Summer e martedì gara 3 per quanto riguarda il campionato italiano Gaming Center. Ma io vi consiglio di seguirci sui vari social, di attivare la campanellina qui su Twitch, il follow, i cuoricini, insomma tutte le notifiche del caso, poiché insomma l'avete visto, siamo passati, siamo anche su FIFA 22, i ragazzi si stanno divertendo con il Real Fit, quindi anche se volete joinare insomma la Lega, io non ho la benché minima idea di come funzioni, comunque vi invito a seguirci su Instagram, sui vari social e ovviamente a seguirci in live per anche voi passare qualche serata estiva nonostante il caldo di divertimento. Io nell'ultima live il buon Andrea Badolato, che era per un momento rientrato poi subito scappato alle interviste, stava rischiando la tripletta e portarsi a casa il pallone, quindi succedono cose. Vi invito a seguirci quindi quanto più tempo possibile per trascorrere quindi questo avvicinamento verso F1 22 a fine giugno, dove poi, come detto in precedenza, avremo il gala, le estrazioni per quanto riguarda il giveaway che abbiamo tanto sponsorizzato nel corso dell'annata, insomma tanti contenuti in questo giugno rovente. Quindi mi faccio diciamo anche portavoce a parte di Andrea Badolato, che ci ha salutato e andato ad intervistare i ragazzi, anche da parte mia invece Raffaele Deli per voi Roche è tutto. Ci vediamo sui vari social targati Fit. Buona sera, buonanotte, buon quella che sarà se continuate, fate maratona, insomma ciao.